Integrazione e inclusione, due parole che si legano al mondo dell'attività fisica grazie ad un progetto, EquoSport, un'occasione di coinvolgimento dei giovani all'interno di due scuole calcio nissene di eque opportunità per i ragazzi attraverso lo sport. L'idea parte dalla cooperativa sociale Ethnos e ha già coinvolto due realtà calcistiche locali. EquoSport si inserisce nell'ambito del progetto SAI, Sistema Accoglienza e Integrazione, promosso dal Ministero dell'Interno e gestito dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Noi abbiamo un rapporto con la cooperativa Ethnos che ha vinto una gara d'appalto a livello europeo e si è classificata utilmente per la cura e l'assistenza dei ragazzi che sono extracomunitari, minori, che non sono accompagnati dai genitori e che pertanto si ritrovano nel nostro territorio nisseno e hanno bisogno di una particolare assistenza, che non è da considerarsi soltanto quella tradizionale di un'accoglienza con una residenza dove potersi allocare con un vitto alloggio, insomma, ma che va ben oltre. E che li coinvolge anche dal punto di vista scolastico, formativo, culturale, dal punto di vista sociale, e questo si realizza anche mediante questa ulteriore iniziativa progettuale di cui stiamo parlando e abbiamo parlato stamattina, dove insieme ad associazioni sportive e a attori principali fondamentali nel nostro settore nisseno sportivo, si riesce a realizzare un'ulteriore sinergia. Un progetto che guarda al futuro con la speranza che all'iniziativa aderiscano anche diverse realtà economiche locali, ma anche sportive, così come ha già fatto il Panathlon. Proprio perché parlare di inclusione e di integrazione lo si può solo intendere in una logica più estesa. Quindi chiaramente noi faciliteremo i minori stranieri che sono all'interno dei progetti Casa Nostra e Oltremare, partendo appunto dal progetto che abbiamo insieme al Libero Consorzio Comunale, ma chiaramente poi si estenderà appunto ad altri ragazzi, insomma, che sul territorio potranno accedere allo sport in maniera chiaramente più facilitata. Chiaramente EcoSport è un progetto di insieme, un progetto appunto che non solo è integrazione sociale, ma è proprio integrazione tra le varie risorse e forze del territorio, sia di carattere sportivo, culturale. E il fatto del Panathlon, che questa mattina ha dato la sua adesione al progetto così quasi alla cieca, per noi è motivo di grande orgoglio. Quindi l'invito che noi facciamo alle altre associazioni sportive e anche di altri sport di potersi incuriosire e comprendere che sicuramente, e questo già lo sapranno, insieme si possono costruire sicuramente progetti sempre più strutturati e sempre più importanti per la crescita della nostra città. Il progetto non si limita soltanto a un fatto temporale limitato, perché appunto al suo interno spero che avrà anche altri imprenditori, oltre a quelli già presenti.